Eccolo che arriva, è proprio lui, Damon Killian. Grazie, siete stupendi. Io vi amo, ok? Siete stupendi. Grazie. Lo spettacolo comincia! Ok, ok ragazzi, e adesso ditemi, qual è il mega programma televisivo più amato in tutto il mondo? E chi amate voi? E chi è che vi ama? Ancora una volta? Bravi! Annunciatore, ho sentito la tua trasmissione, Phil, e devo dire onestamente che non ricordo di averti mai sentito più tragicomico. Scherzavo. Saresti grande nel tuo lavoro, Phil, specialmente se ne facessi un altro. Res ipsa loquitur ad infinitum, per cassette, videotapes, videoclip ed ogni altro metodo di registrazione, conosciuto o sconosciuto. È vero che io rappresento tutto per voi. Deve firmare. Ehi! Che adori come ricevere posta dai miei amati tesorucci. Ripeto, non c'è niente che adori. Usi la mia schiena, vittima. Ricevere posta dai miei amati tesorucci. Ebbene, tra i milioni di voi che mi hanno scritto questa settimana. Ah! Ah! Ho scelto colei che sta in Iraq. Non dimenticarti la mia copia. L'amore della mia vita, una delle mie fans più spiegatate, la signora McCardle. Allora, come andiamo? Splendidamente! Voglio immediatamente un bacio appassionato, ma mi raccomando, senza lingua. Oh. Che Dio la mia! Sia pure seduta, mia cara. È un evento straordinario quello di questa sera. Phil, penso che sia ora di introdurre il nostro temibile concorrente. Ma attenzione, occhio al filmato! L'uomo di cui parliamo non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di Ben Richards, colui che ha massacrato senza pietà più di 60 persone, tra cui donne e bambini. Vedo disordini per il cibo. Saranno circa 1500 civili. Avanziamo. Yankee 99, la folla è disarmata. Ripeto, disarmata. Missione sospesa. Rientrate alla base. Va a farti fottere. Tenente Saunders, prendi il comando. Sospendi Richards e rientrate alla base. Yankee 99, in ascolto, non potete sparare su gente inerme. Sono disarmati, ci sono anche donne e bambini. Cessate il fuoco! Conosciamo tutti le tragiche conseguenze. Genitori in lutto, bambini orfani, una nazione sconvolta fino al midollo. Questa sera, pronto a pagare il mai giusto prezzo di fronte a voi, in persona, il massacratore di Bakersfield! Ben Richards si è presentato volontariamente quale sfidante dell'odierna puntata di Running. Magari penserà di farci. Rischiando il tutto per tutto, sa di potersi aggiudicare uno dei nostri tre favolosi premi. Un processo con giuria, una condanna con condizionale o addirittura un pieno condono come i precedenti vincitori. Whitman, Price e Haddad. Vi ricordate di loro? Whitman, Price e Haddad. Eccoli là, felici e spensierati, a crogiolarsi sotto il sole delle Hawaii. Ormai hanno pagato il loro debito verso la società. Ma ricordate di partecipare al grande concorso Che cosa farei alla preda. Voi tutti avete la possibilità di dire la vostra e vincere. Phil,
Vuoi dirci quali sono i premi in palio per oggi? Tutti i sorteggiati riceveranno le nuovissime infallibili pillole procreative Orgo e il tradizionale cofanetto del Running Man da giocare in famiglia. Ben, io so che muori dalla voglia di scendere in campo e farci vedere la stessa determinazione che hai avuto a Bakersfield, ma prima ho una grande sorpresa per te. Sappiamo che sei un tipo cazzuto, Ben, ma anche che non sei un solitario. Comunque bisogna essere in gamba per ammettere di avere bisogno degli amici. Non ce la siamo sentita di smembrare una squadra vincente, perciò eccoli qui, pronti a giocarsi il tutto per tutto al tuo fianco. Signore e signori, ecco a voi i cari amici di Ben, Harold Weiss e William Laughlin. Voi tutti conoscete le regole. La zona di gioco è divisa in 400 aree di uguali dimensioni, scampate miracolosamente al terremoto del 97, che penso nessuno di noi potrà mai dimenticare. Una volta che saranno entrati in campo, i concorrenti avranno 3 ore per poter percorrere i 4 quadranti del gioco. 3 ore o forse meno, e devono sfruttare ogni secondo, perché sapete chi hanno le costole? Gli sterminatori! Chi? Gli sterminatori! E vi ricordate dopo che cosa succede? Qualunque cosa! Come avete detto? Qualunque cosa! Senza esclusione di colpi, ma basta con le chiacchiere, è l'ora di cominciare a correre! Ai vostri posti! Pronti a partire? Hillian, io ritornerò. Sì. Solamente il replay. Vai! Vai! Figlia di puttana! Vai! Partiti! Fase accelerazione terminata. Raggiunta velocità critica. Tutti i sistemi funzionano. Le turboslitte sono al punto di controllo.